Termina 0-0 l'appassionata partita disputata tra Vibonese e Battipagliese nella 16ª giornata di Serie D Girone I a Luigi Razza di Vibo Valentia. La Battipagliese si porta a casa un punto che per i campani equivale a vittoria, mentre per i padroni di casa un'altra occasione persa di primo successo stagionale. Un match giocato alla presenza di pochi spettatori ed una pioggia fitta ed insistente, con un manto erboso non dei migliori e il posticipo di 15 minuti dell'avvio della partita. Il tecnico della Vibonese schiera un inedito 4-2-4 che nel primo tempo non fa registrare grandi giocate, ma che nella frazione di gioco mostra la Vibonese di Ammirata minacciosa e con il monopolio della partita. Nella ripresa i campani restano in 9 con le espulsioni al 17esimo e al 38esimo di Pastore e Gatta, ma nonostante lo svantaggio numerico i bianconeri non mollano la presa e con una piccola variazione tattica riescono a contenere il pressing avversario. Da un lato dunque una Vibonese che non riesce a creare limiti di presupposti da gol ed una Battipagliese chiusa a riccio nella propria area di rigore a sventare l'offensiva avversaria. Finisce così 0-0 il match contro la Battipagliese, con la Vibonese che si lascia sfuggire ancora una volta il primo successo stagionale e sempre più impantanata nelle zone basse della classifica.